Nuovo appuntamento SOS Arezzo TV, caro Beppe. Perché c'è Arezzo un'altra volta, Arezzo? È ora di cambiare. C'è Arezzo un'altra volta. Certo, non te ne accorto? Con gli stessi candidati, però. Stessi candidati. E soprattutto è ora di cambiare, basta. Bisogna cambiare. Un'altra volta. Un'altra volta. Vedi? Ma duravamo 5 anni sindaci prima. Ma le cose cambiano. Capito, vedi? Capito. La migliore scelta per un cambiamento senza avventure. Quindi, cambiamento, diciamo. Ma c'era anche sicuro. Bracciali? Cioè, era candidato? Era candidato. Purtroppo però anche gli eventi naturali purtroppo non ci permettono di leggere qual è lo slogan. Ah, Bracciali sindaco, era questo. Era questo, certo che era questo. Ah, scusa. Ho detto gli eventi naturali, è tirata una ventata e è andato via, no? Però vedi, anche nei manifesti cosa prevale? La sinistra che... con Arezzo in Comune è riuscita a spodestare il manifesto di Bracciali, idee, passioni. Anche qui bisogna cambiare, tutti si cambiano. Per cambiare la tua città alle prossime elezioni comunali, vota Arezzo in Comune. Più semplice invece il candidato Gianni Mori, il futuro è adesso. Insieme possiamo, lavoro, diritti, beni comuni. Quindi, ma te puoi fare anche. Ma ti ci vai a votare ora? No, te non sei d'Arezzo, quindi non ce l'hai. Non posso, quindi non ho conflitti di interesse. Quindi non vai a votare. Comunque guarda, il 14 giugno. Si può votare, c'è tempo. Siamo tempo. A me se ne anticipo, 14 giugno. Ah, poi c'è già chi si è già sistemato. Lui mi sa che non partecipa più alle elezioni. No, lui no. Si è dovuto ritirare perché ha avuto un importante sistemato. Presidente di Estra. Come diceva? Per il comune scrivi per il comune, per la regione, vabbè. Vabbè. E cambiare si può, tutti cambiano. L'alternativa, ma anche di qua, ho finito qui. No. Anche di qua. Ah, vedi, c'è il Matteo. Vedi, Matteo si rivolge a quelli che vengono da Via Fiorentina e lui ci vuole parlare direttamente. E qua è tutto lui, ha monopolizzato. Esatto. Laggiù, qui c'è qua. Anche, c'è solo lui. C'è già anche un'anteprima, siamo già andati al ballottaggio. Quindi, come vedi, sì. Si parla di ballottaggio. Ballottaggio. Guarda che bei manifesti. Bah. Belli. Bella immagine. Bella immagine. Vediamo dalla nostra città. Non c'è bastato una volta, adesso ce l'ha messa un'altra volta. Per ritornare un po' nello spirito. Però devo dire che qui era molto più sorridente. Rispetto ad adesso? Ora forse si sta ripigliando, visto ora. Non ha più la faccia da funerale che aveva prima. Ha fatto un errore. Quale? Di non fare il vice sindaco per 5 anni e poi dopo candidarsi con un'esperienza alle spalle. Il vice sindaco di chi, però? Di un sindaco del PD che poteva essere credibile e poteva dare aspettative a questa città, che invece lui non dava assolutamente. E quindi... nonostante abbia vinto al primo turno, al ballottaggio, anticipiamo il voto, siamo, guarda, veggenti. Chi vince? Chi ha vinto? Vincerà. Perde, vince? Di sicuro. Perde. Perde di sicuro. Perché? Questo PD. Perché? Perché l'altro candidato che è di là sicuramente offre un'altra sicurezza ai cittadini della città di Arezzo. Ha promesso il manganello, capito? Vabbè. Comunque questi manifesti sono, guarda, osceni. No, straordinariamente osceni. Dai, ma che senso ha ritirare fuori? Questi ovviamente, a parte gli scherzi, erano ovviamente i cartelloni, insomma, i box, le bacheche. Non l'avevo capito. Non l'avevi capito, te lo spiego. Le bacheche per il referendum di cui non puoi dire nulla, quindi non dire nulla perché siamo in par condicio, quindi non puoi dire neanche sì o no, cioè puoi rispondere... con la bocca, in generale può andare a votare per il referendum. Anche questo però potrebbe essere letto perché sì, forse questo lo puoi dire. Scusa, la RAI fa pubblicità ogni minuto, andate a votare esatto. E noi lo possiamo dire. Lo puoi dire. Andate comunque... a votare per il referendum. Ah, ecco, per il referendum. Allora, qui dovevano esserci i cartelloni. Andate a votare come vi pare al referendum. Doveva esserci ovviamente la pubblicità elettorale del sì e del no. E invece ci ribecchiamo questi. Neanche la fatica di toglierli, lasciarli vuoti. Forse li devono mettere fuori per legge, ma almeno togli. Sì, scusa. Che vuoi fare? Lo fai tu! Ma bastava far così. E
trova dove lo butti? Butta il cestino. Guarda questo. Bastava fare così, ce l'ho mica tanto. E forse si faceva bella figura, indipendentemente aveva stracciato i bracciali. Ma perché hai stracciato i bracciali? Ma perché mi è stato lui? Vai a scappare i chinelli. Ma stracciare. Si faceva più bella figura, dai. Vediamo. Dove lo porti? Si strappa i chinelli. Dove lo porti? Ecco, vai a stare una strappata. Ma mi sa che è più duro, questo non si stacca. Ci ha messo più colla. È più colla. Faccia più colla, guarda. Ah, non, è, no, non esiste. Non esiste. Che... Sì, ma gli hai staccato. Vabbè, non viene. Che vostro... ti è venuto via tutto subito. Non c'è la colla. Non c'è. E vedi? Sono stati più previdenti perché. Perché poi quando ti siedi, uno non è che si vuole rialzare subito, Lo so, ma è ridicolo, dai, giù. Boh, non so che. Non è che lo butto via. No. Neanche lo porto a casa, al primo bidone che trovo ce lo butto, Ma... Vabbè. Insomma, te ne vai con Matteo? Sì. Ci vediamo domani. Ciao.